Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce, insomma sono la neo assessore ai servizi sociali del Comune di Borgotorres, il pasto di quella di 8 mesi fa, insomma. Però questo non significa che io non abbia in qualche modo legato con il percorso tracciato dai miei predecessori, in particolare da Caterina Satta, che aveva un ultimo rapporto con la consulta del volontariato di Borgotorres, e io questa cosa l'ho vissuta in maniera molto molto intensa. Quindi grazie a Caterina, che c'era prima di me, che quindi ha aperto in qualche modo il rapporto con la consulta del volontariato Borgotorres, e poi grazie a Donella Mellino, che per me è il riferimento del volontariato Borgotorres, ed è veramente tanto. Non tutti i cittadini attivi però fanno parte delle associazioni, sono dei cittadini che individualmente portano avanti azioni molto lodevoli, per questo dobbiamo stare sempre molto attenti a questi potenziali, queste potenziali persone. Noi le riconosciamo subito, però Donella, queste persone, cerchiamo di coinvolgerle. Quindi innanzitutto vi porto un saluto da parte del sindaco, che non è potuto venire oggi, aveva un ottimo motivo però per non farlo, quindi io sarei comunque venuta perché l'iniziativa ci tenevo tantissimo e sono veramente onorata in questo momento di rappresentare il Borgotorres per questa importantissima iniziativa. Perché è importante? La simbologia, ciò che rappresenta avere un presidio libero all'Asinara, l'ha spiegata benissimo Gian Piero, quindi non voglio ripetermi, voglio dire che il tema della legalità è un tema importante, soprattutto oggi in Italia, e sapere che da una strada del contenimento, della in qualche modo, come dire, tutto ciò che rappresenta un carcere, soprattutto di massima sicurezza, rappresenta arrivare ad essere qui oggi e rappresentare libera, cioè l'apertura di un'isola che di per sé è circondata dal mare, quindi chiusa, in realtà rappresenta l'apertura dell'insularità verso la giustizia, il tema della legalità che viene affrontato da punti di vista diversi. Questo è un elemento di riflessione enorme per tutta l'Europa, credo, molto importante. E siamo fieri di aver dato questo valore all'isola dell'Asinara oggi, con questo inizio di iniziative assolutamente importanti. La mafia, poi chiediamoci anche che cos'è la mafia, cosa può rappresentare per un sardo la mafia? La mafia è in Sicilia, è solo in Sicilia, in Italia, no. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la mafia è anche un piccolo atto che può compiersi dietro l'angolo, dove c'è un problema legato proprio alla corruzione. E proprio su questo tema della corruzione l'amministrazione sta portando avanti delle iniziative importanti, dei primi passi. È uno dei primi comuni d'Italia che ha approvato proprio questo mese il piano anticorruzione. E questo, di questo andiamo particolarmente fieri. Si tratta di portare avanti una serie di iniziative nella trasparenza degli atti, nel controllo degli amministratori, dei dirigenti, di chi lavora per un'amministrazione e lo deve fare in maniera assolutamente trasparente e pulita, che non sempre abbiamo avuto esempi di trasparenza, no? E legalità in Italia, e quindi sono contenta, insomma, che questo primo atto sia stato fatto. Dopodiché ci sono tante cose che vorrei dire. Il tema dell'immigrazione è una delle mostre che viene allestita qui all'Asinara, credo che mi preme particolarmente sottolineare e fare un invito ai cittadini di Borgotorres. Non c'è in realtà un'associazione che si occupa dei problemi legati all'immigrazione, questa manca, e io vorrei che invece dei volontari si costituissero a favore di questi diritti fondamentali. Noi abbiamo grossissimi problemi legati alla comunità dei Rom, grossissimi problemi per le altre piccole comunità che sono comunque presenti. Abbiamo solo un ufficio, uno sportello immigrati che apre poche volte alla settimana i servizi sociali, un Ubarbi è la referente, e lei è comunque molto
molto brava e molto attenta, e stiamo con lei cercando di collaborare per portare avanti delle iniziative a favore della comunità immigrata di Porto Torres. E poi, per quanto riguarda i nomadi, stiamo parlando di cittadini di Porto Torres, gli adolescenti e i bambini, e anche alcuni padri giovani sono cittadini di Porto Torres, costretti a vivere in un campo. Per me è un lager, il campo non crea socializzazione, io mi sono confrontata anche con le loro associazioni sarde, gli atti criminosi, le distorsioni, le dinamiche distorte che vengono intanto riportate alla stampa e poi che poi parzialmente comunque si creano, sono dovute al fatto che non c'è uno scambio con il resto dei cittadini, non c'è, e siamo lontanissimi dal volerlo avere. In un momento di crisi, poi di disoccupazione come questo, c'è una guerra fra poveri che è incredibile. Quindi la solidarietà che, come dicevamo l'altro giorno durante la manifestazione Porto Torres, di Porto Torres Fatti Solidale, la solidarietà ormai quasi sembra una parola desueta, una parola che non viene più utilizzata per paura. Io ho visto anche tanta indifferenza, indigenti che vengono abbandonati dagli stessi familiari, è una cosa incredibile, che chiedono adozione all'amministrazione, e l'amministrazione ha ricevuto dei tagli impressionanti, perché l'Italia non guarda al welfare, non pensa al sociale, questo è il dramma, per cui su di noi ricade tutto, tutte le competenze che riguardano il sociale, anche il lavoro, che non sarebbe in teoria una competenza dei comuni ma delle province, che in me hanno fatto un percorso comunque sbagliato nei confronti dei centri per l'impiego, io lo sottolineo sempre. Per cui quegli uffici che sono a disposizione, che dovrebbero salvaguardare le varie categorie disagiate, che riguardano proprio il settore del lavoro, tutto ricade sui comuni adesso, tutto, ogni settore. Quindi è un dramma, adesso ve lo dico perché stando dall'altra parte, comunque vedo proprio nel concreto, non avere i mezzi, essere comunque ad amministrare senza i soldi fondamentalmente. Quindi, però io credo molto nelle politiche a costo zero, e ci sono e si possono fare, l'abbiamo dimostrato, e sono contenta insomma di essere circondata da persone attive, perché senza i cittadini attivi nulla si può fare. Vabbè, non mi voglio dilungare, io voglio dare un benvenuto caloroso ai rappresentanti di questi meravigliosi paesi. Mi auguro che da qui nasca veramente una lunghissima collaborazione. E avete tutta la disponibilità, ciò che può servire da parte dell'amministrazione comunale, io mi adopererò per voi, insomma, non c'è nessun problema. Grazie ancora e buona giornata.